Dottore Porrello, ci spieghi qual è l'importanza di questo bilirubinometro che oggi riceve dall'Associazione Capurro? Siamo grati all'Associazione Capurro e all'amministrazione che ci ha permesso di avere quest'oggi questo apparecchio medicale che è molto importante. Questo apparecchio serve per dosare la bilirubina nel sangue dei neonati. La bilirubina è un composto che si forma nei neonati, soprattutto prematuri, e che deve essere dosato più volte al giorno e per diversi giorni in maniera cruenta. Questo apparecchietto ci permetterà di dosare la bilirubina in maniera non cruenta, solo attraverso, diciamo, la misurazione transcutanea. Quindi è un apparecchio, diciamo, che è stato già validato. Non ci sarà la puntura, per farlo capire. Esattamente, non ci sarà più la puntura dal tallone. Quindi questo è un apparecchio che è stato già validato scientificamente, che è in uso a molte UTIN, e quindi questo ci permetterà quindi, diciamo, di effettuare questa misurazione ripetuta ai neonati, soprattutto quindi ai prematuri, più volte al giorno senza pungere il tallone ai neonati. E questo in un'ottica di umanizzazione delle cure, che sarebbe la meta a cui dovrebbero aspirare tutte le strutture e tutte le unità operative. Alessandro Capurro, per voi un altro intervento dopo quelli già effettuati e gli altri che sono ancora in programma con le apparecchiature che dovete ancora consegnare? Sì, per noi, ecco, la struttura ospedaliera di Sciacca è davvero un punto di riferimento sulle quali, diciamo, noi cerchiamo di, ecco, basare le nostre attenzioni, perché crediamo davvero nell'importanza di questo ospedale per l'intero territorio. Questo bilirubinometro transecutaneo, ecco, permetterà, come ha detto il direttore, di non impungere più i bambini, quindi evitare loro questo stress, il dolore della puntura, ma potrà anche permettere naturalmente ai bambini sotto peso di effettuare anche più volte al giorno senza ulteriormente il prelievo ematico. Noi siamo, sì, molto contenti di poter dare una mano per quello che è nelle nostre possibilità ai medici, che davvero fanno di tutto e con grande abnegazione e professionalità per dare una risposta concreta al territorio. Adesso arriveranno anche altre apparecchiature. Già nei mesi scorsi avevamo donato all'ospedale di Sciacca, in particolare alla neonatologia, sia l'incubatrice neonatale ma anche l'ecografo completo di sonda cardiologica neonatale pediatrica. Ma non dimentichiamo anche le altre donazioni all'ospedale, come l'ecografo alla rianimazione completo di licenze e sonde. Ora arriveranno anche, già abbiamo notizie, probabilmente tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, i ventilatori polmonari, ben 5 su Sciacca. Poi arriveranno anche a giorni i monitor multiparametrici, quindi davvero il nostro impegno è costante e siamo sempre disponibili a dare, ecco, la nostra mano di aiuto, perché siamo tutti impegnati, ecco, per il bene della collettività. Ringraziamo anche il direttore dell'unità operativa, il commissario ad acta, il direttore sanitario e il direttore amministrativo di presidio e anche la direzione dell'ASP, perché comunque, ecco, questa bella collaborazione tra associazionismo e pubblica amministrazione sicuramente è quanto in questo periodo e anche nel futuro dobbiamo sempre auspicare. Professore Firenze, oggi un bilirubinometro consegnato dall'Associazione Capurro all'unità operativa di pediatria, un'apparecchiatura che serve, che non ha un'attinenza con il Covid, si può dire che è anche un segnale di normalità per la fase 2 per l'ospedale di Sciacca? Ma sì, ma si può dire questo, si può dire anche che comunque l'Associazione Capurro in questi mesi è stata particolarmente vicina a questa struttura ospedaliera, agli ospedali di Sciacca Ribera, all'ASP di Agrigento, per tante donazioni che sono in qualche modo servite a coprire anche dei vuoti che comunque ci sono e ci non soltanto all'interno di questa azienda. La fase 2 è assolutamente un percorso in divenire che deve comunque prima passare nella convinzione dei cittadini. Noi siamo sotto prova, così come definito dal DPCM di qualche giorno fa, del 26 di aprile, operativo dal 27 di aprile, che ci dice che dal 4 maggio al 17 di maggio a livello nazionale noi stiamo immaginando un percorso di lenta riapertura.
Le giornate prossime, del prossimo fine settimana, di lunedì e martedì, ci diranno se nella nostra parte di Monno, quindi in questa parte di Sicilia, effettivamente la riapertura ha favorito anche una ripresa del contagio. E questo è sicuramente una cartina di tornasole che permetterà a questa struttura ospedaliera, ma alla Regione Sicilia, ovviamente a tutte le regioni, di capire come e quanto la fase 2 possa essere veramente operativa o meno. Ovviamente tutti noi auspichiamo di ritornare il più velocemente possibile alla normalità, non soltanto all'interno di questa struttura ospedaliera, perché è necessario che questa struttura ospedaliera riprenda a pieno regime tutte le tantissime attività, anche elettive, che ovviamente sono state bloccate a livello regionale correttamente, perché comunque stavamo vivendo un momento di emergenza importante. Quindi l'auspicio è da parte di questa funzione commissariale, ma credo di tutti gli operatori che vivono queste strutture ospedaliere, che si possa veramente ritornare a ragionare non soltanto in urgenza, ma anche in elezione. Se i dati continueranno ad essere quelli delle ultime settimane in provincia di Agrigento e in Sicilia più in generale, a suo parere questa fase di normalità potrebbe iniziare già dal prossimo mese di giugno? Potrebbe iniziare in qualsiasi momento, certo, potrebbe iniziare nel mese di giugno, potrebbe iniziare tra 15 giorni. Il comitato tecnico-scientifico a livello regionale sta lavorando notte e giorno in stretta sinergia e sintonia con l'assessorato, con l'assessore alla salute, proprio per definire cosa e come deve essere immaginata una fase 2 e come deve essere immaginata anche un'ulteriore fase 3, perché dobbiamo ragionare anche a quello che sarà il periodo più importante, secondo me, che è il periodo autunnale, in cui ovviamente la circolazione di virus che noi conosciamo e che abitualmente in quel periodo incominciano ad essere presenti, penso al vaccino, all'influenza, ci permetterà ovviamente una visione importante in cui i medici di medicina generale avranno un gioco e un ruolo veramente strategico. Maggiore sarà il numero di operatori sanitari, ma di cittadini che andranno incontro alla vaccinazione antinfluenzale, alla vaccinazione antipneumococcica, perché questo ci permetterà anche una corretta diagnosi differenziale in un'eventuale ricircolazione del coronavirus. Quindi questi sono aspetti di cui si sta discutendo a livello regionale, a livello locale. Io proprio nei prossimi giorni farò la nostra periodica incontro con i primari, che noi facciamo ormai da 4 settimane online in una piattaforma che ho strutturato proprio a beneficio di queste strutture ospedaliere, in cui ci confrontiamo con tutti i primari, con tutti coloro che sono ovviamente all'interno della struttura ospedaliera, per decidere le cose da fare. E questa metodica mi ha permesso ovviamente di conoscere ancora meglio la struttura ospedaliera e permettere ovviamente di avere una visione che non è soltanto oggi per oggi, ma una visione programmatoria, che è quello che ci serve sempre di più nella logica di dare nuovo smalto alle strutture ospedaliere, agli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera. Naturale, a suo parere, da tecnico, alla luce del potenziamento che c'è stato sul piano delle apparecchiature dell'ospedale e di Sciacca, anche della diversa organizzazione, è quello della creazione di una unità operativa di malattie infettive? Quello è un percorso che nella proposta di atto aziendale l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento aveva fatto a suo tempo, immaginando una presenza delle malattie infettive, credo al San Giovanni di Dio Agrigento. Sono atti ufficiali da mesi, ancor prima, ovviamente da anni, ancor prima che venissi io. La logica che questa azienda sanitaria provinciale potesse avere una unità operativa di malattie infettive assolutamente è corretto, è importante, lo hanno testimoniato i fatti di questi giorni, che hanno messo in seria difficoltà questo percorso, tant'è che è stato necessario creare un rapporto convenzionale, così come correttamente ha fatto la direzione strategica di Agrigento con l'ASP di Caltanissetta. Ovviamente questo percorso prevederebbe sicuramente la necessaria presenza dell'unità operativa di malattie infettive. È in corso la valutazione sull'atto aziendale, ben venga ovviamente se ci fosse, ancora di più in una logica corretta di programmazione.